le riforme. Credo che in questo momento il calcio ha dimostrato di avere bisogno di una rivisitazione. La riforma principale alla quale io ho sempre fatto riferimento, ma proprio in questo periodo ha dimostrato la sua non poter essere più rinviato, non è più procrastinabile, è la riforma della poter consentire a ciascuno di noi che ama il mondo dello sport, il mondo del calcio, di approcciare un nuovo modello di cultura sportiva. Quello che purtroppo è mancato negli ultimi anni è proprio entrare, immedesimare, rilanciare quel nuovo umanesimo, quel rinascimento dello sport e quindi del calcio italiano che possa comunque dare l'idea che esiste una nuova cultura dello sport. Abbiamo bisogno di questo. Molti pensano che la cultura, la riforma, la soluzione a tutti i problemi del calcio italiano passa attraverso la riduzione del mondo professionistico. Io, che per vocazione naturale sono portato, come tutti sanno, a svolgere la mia attività principale della mia vita come imprenditore, è molto semplice, basta una calcolatrice, una semplice operazione algebrica per arrivare a risolvere il problema del professionismo. Non è lì la riforma va ricercata nelle prospettive, nella progettualità, nel saper accogliere idee, nel saper rilanciare quella cultura cultura dello sport che purtroppo per diverse ragioni abbiamo forse smarrito. Abbiamo però voluto soffermarci un attimo nel dare un messaggio importante che non ha precedenti nel nostro mondo, nel nostro sistema. L'istituzione di un fondo Salva Calcio che ho lanciato per chi ricorda sicuramente già dai primi giorni all'inizio di questa attività e di questa curva epidemiologica. Quindi ho detto subito che il calcio in ogni caso avrebbe avuto un sostegno dalla federazione, mediante la costituzione di un fondo salva calcio, quel fondo che poi sarà sicuramente alimentato non solo da riforme, da risorse della federazione, ma mi auguro, così come ci è stato promesso, ci potranno, e io dico ci dovranno essere delle riforme, delle risorse che arriveranno dalla FIFA, massimo organismo internazionale del nostro movimento, e mi auguro anche da parte del governo italiano. Abbiamo riaperto il nostro centro tecnico al primo raduno degli arbitri, un segno di speranza agli arbitri che si sono radunati a Coverciano, pronti per dare ancora una volta il loro supporto alla ripartenza del campionato, che come sapete è stato fissato al 20 di giugno per la A e per la B. Per la Lega Pro bisogna aspettare ancora qualche giorno, ma penso che andremo a fine mese, massimo i primi di luglio.